Quarta tappa del mio giro presepi, questa volta siamo a Corniolo e mi vedete nel bel mezzo del presepe, soprattutto ben illuminato, almeno in alcuni punti. E come potete vedere, la particolarità del presepe di Corniolo, che non per niente si chiama presepe monumentale, è quella di essere, penso, tra i più grandi in Friuli, se non il più grande. Se avete notizie in merito a questo record, fatemelo sapere con un commento qui sotto. È allestito in un'area di circa 15.000 metri quadri, più o meno due campi da calcio, tanto per darvi un'idea, nei pressi di quella che è la chiesa parrocchiale. E coinvolge anche alcuni edifici disabitati che sono qui nei dintorni, vicino comunque a quella che è la roggia. Oltre a molti animali vivi come oche, galline, pecore, asini e maiali anche, è popolato da circa 300 statue a grandezza naturale, con indosso costumi fatti a mano dagli abitanti del paese. Quest'anno rimarrà visibile fino al 16 gennaio. Vi faccio vedere una panoramica dietro di me e direi che possiamo continuare con appunto il montaggio del video. Io e il David con lo scultore vi salutiamo, spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante e utile. Nel caso lasciate un bel like e commentate se conoscevate questo appunto presepe monumentale. Qui sotto in descrizione vi ricordo ci sono tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. E se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video, appunto per il nuovo anno in particolare, perché ci sono delle novità in arrivo, speriamo. Detto questo, io vi saluto e come al solito vi dico, have a nice life!